Ok ragazzi, siamo al nono capitolo, il sentiero della luce. E io sono convinto che qua si vada incontro al primo puzzle, per forza. Vediamo un po'. Non succede niente. A quanto pare no. Se servono quegli specchi. Oh, buono. Non vedo grandi risultati. Magari se lo muovessi. Non è cambiato molto. Forse potremmo usare quegli specchi per direzionare la luce. Vero, anche quello. Aspetta che qua c'è qualcosa che non va. In questo cielo tutto tutto c'è qualcuno che non sa più cosa fare. Quello sono io adesso. Ok, battute a parte. E io non so veramente cosa fare in questo momento. Perché c'è sta cazzo di luce che viene dall'alto, che viene proiettata laggiù. Vabbè, sicuramente questo è un livello di puzzle superiore rispetto a quello di Uncharted 1. Anzi, questo è già più difficile di tutti gli altri messi insieme, ma ci vuole poco. Il punto è che non so veramente cosa fare. Perché presumo. Che. Questa luce debba toccare anche gli altri specchi. Ok. Aspetta, forse qualcosa. Alzare la luce intorno alla stanza. Grazie al cazzo, però vorrei tanto capire. Dove deve rimbalzare? Perché questo l'avevo anche capito. Ok. Ha funzionato. Sembra che la prima lama sia tornata a posto. È la prima. La prima. Una, ne restano due. Che ne dici? Dovremmo arrampicarci su quella cosa? Dico che dovrei arrampicarmi su quella cosa. Esattamente. Ciao. Saliamo quassù e vediamo se c'è una visuale migliore. Ok, ma fai attenzione. Dai, Natino, su, Natalino. Forse di qui? Sì. Ok. Non si arriva tutta sta sceneggiata? Qua c'è un altro specchio. Eppure sembrava una buona idea da laggiù. Mo che devo fare però? Forse lì? Sì, ok. Me lo sarei immaginato da un lato, addirittura. Eh,
Forse di qui? Sì. Ok. E qui ci siamo. Adesso ci sarà da scendere sicuro. Però se io scendessi da qui... No, forse aspetta. Potrei scendere da qui, forse, sì. Quassù ci sono altri specchi. Chloe! Wow. Oh, si rende utile, incredibile. Eccomi. Bel lavoro. Ok, adesso? Adesso sta buona. Ok, dovremmo esserci quasi. Lì no. Sembrava lì, ma... Sì? No. Cioè che poi in realtà male non era come idea, perché qua crea un fascio. Eh no, invece era buonissima come idea. Era proprio la sua. Cioè quindi top. Ok. Sembra che così avrò un punto da dove risalire, Citezio. Alla tua sinistra. Vai. Ma sei stronzo. Immagino ci sia da andare laggiù adesso. Però. Però io devo tornare laggiù. E mi sa che il punto per risalire io non ce l'ho, raga. Mi sa che non ce l'ho. No, forse sì, forse sì. Ma forse anche no. Forse anche no. Bene. Resta un'altra lama. Si era capito, però. Ho capito perché l'ha ritratto, perché voleva che andassi di qua. Il che, cioè, senso ce l'avrebbe anche, eh. Wow. Non guardare giù, non guardare giù, non guardare. Oh. Oh. Occhio. Te pareva. E ora come apro quell'occhio? Così. Va bene, finito di tribolare. Comunque ragazzi, era palese che qualcosa dovesse andare storto. Era troppo ovvio. Posso atterrare lì? Grazie. Dobbiamo solo sistemare l'altro specchio. Subito. Ecco, vacci te. Bene, così. Fatto. Minchia, trafitto.
Eccoci. Va bene, prima di retrarlo però fammici arrivare. Ok, grazie. Così, il segreto di Shambhala è nella gola di questo tizio. Detta così, ragazzi, non è una cosa così buona, Detta proprio tra di noi. È proprio un segreto nella gola. Che bello sto abbassamento di qualità nelle cutscene. Fantastico. Wow. Stupefacente. Lo so dove si trova. Proprio qui. Vedi la sagoma di un picco? Ah. L'Himalaya, quello è l'Everest. Significa... dammi la schiena. Significa... che la forza di Shambhala è proprio qui. Così ci siamo? Ci siamo. Già. Ci siamo. Di qua! Aia! Ehi, ci hanno scoperto, era ovvio. C'è solo un modo per uscire, pronto? Andiamo. Capitolo 10. Una sola via d'uscita.